Grazie di questo invito. Non per la prima volta in realtà, nel senso che il tema è stato affrontato anche già a partire dagli anni Ottanta, insomma il tema dei clienti, ma è indubbio che ci sia stata molta discontinuità in questo, in particolare in Italia c'è stato un grande vuoto di conoscenze sul mondo dei clienti, cioè, diciamo, cito per il passato sicuramente il lavoro di Maria Rosa Cutrufelli, anche quello di Carla Corso e Sandra Landi sono molto interessanti. Io ho ripreso questi lavori del passato, ho arricchito molto con ciò che nel frattempo era uscito, soprattutto in ambito internazionale, cercando in qualche modo di fare il punto su questi grandi interrogativi che nascono quando ci rendiamo conto che tanti numeri, no, di cui parlavamo, il fenomeno, diciamo, del comprare sesso, dell'acquisto di servizi sessuali a pagamento, diventa tutt'altro che residuale in una società che ipoteticamente è liberata dal punto di vista sessuale. Cioè, quella che era la doppia morale, diciamo, tradizionale, quella che supportava il sistema, per esempio, delle case chiuse negli anni 50, è finito per certi versi, per quanto abbia ancora dei residui, per cui, diciamo, il discorso dell'avere a casa la moglie e però per la moglie, diciamo, casta che si doveva prestare solo ad alcuni tipi di incontri sessuali, mentre il resto del piacere dell'eros era delegato a incontri a pagamento, mercenari, quel discorso lì dovrebbe essere parte del passato, oppure appunto il fenomeno continua a essere molto ampio e addirittura si parla di una crescita, no? Di un'espansione del mercato del sesso. Quindi, di che cosa stiamo parlando, no? Che cosa abbiamo di fronte? Interrogandosi un po' sul fenomeno dei clienti, quello che si scopre, diciamo, lo dico molto sinteticamente, sono due caratteristiche molto generali. Cioè, una è la normalità del cliente, dei clienti, cioè il fatto che, stando ai dati, leggendo le ricerche che esistono, sono poche, purtroppo frammentarie, però tutte restituiscono una fotografia di ordinarietà dell'uomo che ha questi servizi sessuali, l'impossibilità di racchiuderlo dentro una tipologia deviante, diciamo, o di una tipologia comunque facilmente riconoscibile, cioè ci si trovano uomini di ogni età, di ogni estrazione sociale, di ogni livello di reddito, di ogni orientamento politico, culturale, di ogni provenienza geografica. Quindi in realtà vuol dire che in pratica incardiniamo poi la lettura diciamo, del perché l'uomo acquista servizi sessuali dentro in realtà una lettura della mascolinità. Parliamo di uomini che sono, diciamo, la stragrande maggioranza dei clienti. Quindi una lettura della mascolinità e della sessualità maschile. E questo è, diciamo, un primo punto. E l'altro è la complessità, cioè è un po' discende dal punto 1 al punto 2, la complessità del mondo dei clienti, che siccome appunto è fatto di uomini di ogni tipo, porta con sé una complessità, un'enorme varietà di motivazioni per cui si acquistano servizi sessuali a pagamento, che quindi possono andare da motivazioni che noi scriveremmo, diciamo, un po' a costumi tradizionali, fino in realtà a modalità che appartengono molto più al nostro presente, tanto da poter quasi essere una radicalizzazione di tendenze che sono culturali, generali, cioè il fatto di acquistare sesso come un bene consumabile, diciamo, in qualche modo un'estremizzazione, una radicalizzazione, un portare alle estreme conseguenze quella che è in realtà un'abitudine sociale, cioè un insieme di comportamenti che appartengono a tutti noi, cioè in qualche modo questa intersezione di vari modi di vita intima ed economia. Su questo ovviamente si potrebbe parlare a lungo, però se questa è la situazione, se questo è in qualche modo il quadro di grande complessità, di grande molteplicità, di pluralità irriducibile, quando passiamo a livello delle politiche, insomma, ad analizzare le proposte che sono in campo, che un po' venivano riassunte prima, che è la grande alternativa oggi in Europa, sembra essere quella tra il modello, diciamo, chiamato neoabolizionista oppure neoproibizionista, che è quello che deriva dalla Svezia, no? Che nel 99 ha introdotto una legge che è parsa ad alcune, soprattutto appunto femministe, la panacea di tutti i mali, cioè per la prima volta si dice vietiamo l'acquisto di servizi sessuali e non
la vendita di servizi sessuali, quindi in qualche modo tuteliamo chi vende in quanto è la parte debole, la vittima di una relazione che viene definita come relazione violenta dentro quella norma, e invece rendiamo reato il fatto di acquistare sesso. Questo è un grande corno dell'alternativa. L'altro invece è il modello diciamo invece neoregolamentarista che invece parla che si fonda su un'idea di legalizzazione, e quindi che troviamo in Germania, troviamo in Olanda, eccetera. Ecco, di fronte a questo, quando parliamo della domanda, cioè venendo da una riflessione sulla domanda, sicuramente il primo discorso, quello che va verso la criminalizzazione, ci pone un sacco di dubbi, sia perché in qualche modo sembra trovare una scorciatoia di carattere giuridico a quello che ha tutt'altro le caratteristiche di un fenomeno che può essere affrontato in questo modo, cioè giuridico, penalistico, insomma. E sembra fondarsi su una visione molto riduttiva dell'esperienza di chi acquista servizi sessuali. Quindi innanzitutto una delle prime critiche che viene fatta è quella che è come se non cogliesse proprio neanche il bersaglio, cioè se non come se questo modello non sapesse individuare, leggere il mercato di sesso in tutta la sua complessità. E poi c'è una serie di critiche che gli vengono mostre che invece hanno a che fare più con gli effetti di queste normative. Sapete che a febbraio dell'anno scorso a Bruxelles è stata votata dal Parlamento europeo una risoluzione che proponeva proprio il modello svedese un po' come una normativa a cui guardare, cioè un modello a cui guardare negli Stati membri, nell'implementazione, insomma nel disegno e nell'implementazione di politiche sulle prostituzioni. E di fronte a quella proposta, che poi in realtà fu approvata, ci fu una mobilitazione enorme di organizzazioni sia di sex work sia di attiviste e attivisti, insomma, dell'area anche dell'antitratto, insomma importanti ONG che si occupano di contrasto del trafficking, si mobilitarono in quell'occasione dicendo una cosa semplice, cioè che anche laddove l'idea è quella in realtà di colpire il cliente e non chi si prostituisce, in realtà si va ad aumentare il rischio, la vulnerabilità, l'esposizione a violenza e a necessariamente, insomma, a occultamento, a nascondimento per chi si prostituisce. Quindi in realtà le condizioni di vita di chi si prostituisce finiscono per peggiorare in un contesto di tipo proibizionista. Questo quindi per quanto riguarda il discorso del modello svedese e quello che è una delle grandi alternative. Voi sapete che in questo momento ci sono 12 proposte di legge in Parlamento, che nessuna delle quali è stata discussa, nessuna delle quali verrà mai discussa. Alcune di queste probabilmente, insomma, se guardiamo allo storico degli ultimi, dagli anni 50 ad oggi, ma ecco, alcune di queste propongono il modello svedese, altre invece si muovono più nella direzione della legalizzazione. Questo è un territorio ovviamente molto complicato, perché il discorso di punto è sempre questo, anche in questo caso la necessità di capire quali sono gli effetti delle misure, come le diverse proposte si riescono a confrontare con la complessità di questo mercato. Io ho parlato dei clienti, ma è altrettanto complesso anche dal punto di vista di chi vende servizi sessuali, cioè che l'universo, insomma, di chi si prostituisce è fatto di situazioni davvero molto differenziate, ma spero, insomma, ne parleranno gli altri, quindi adesso non vado in questi dettagli. Quindi il discorso è quello, capire anche la proposta di legalizzazione in che modo riescono a fare i conti con questa complessità. Io personalmente ho una preferenza per l'ultima proposta che è stata fatta, che non credo sia depositata ancora in Parlamento, dal Comitato dei diritti civili delle prostitute, ma ce ne parlerà magari più a cover. Credo comunque che, così, in termini molto teorici, si debba rispondere con quando ci ragioniamo sulle politiche, quando ci chiediamo quale modello, quali politiche dobbiamo riuscire a tenere dentro almeno, diciamo, tre dimensioni, cioè rispondere contemporaneamente ad almeno tre domande, cioè come proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che si prostituiscono, quindi se misure di questo tipo, se per esempio l'uscita dall'informalità favorisce o non favorisce la protezione dallo sfruttamento e dalla violenza, come fare empowerment delle donne e delle persone, non solo donne, che si prostituiscono, quindi di cosa hanno bisogno queste persone perché la loro posizione negoziale nei confronti
confronti dei clienti, nei confronti di intermediatori sia rafforzata e non indebolita, e poi come assicurare, mi viene da dire, la reversibilità della scelta di prostituzione, della condizione di persone che esercita la prostituzione, come far sì che questa scelta non sia irrevocabile e quindi rifiutare ad esempio ogni forma di schedatura, ogni forma di, e anche appunto potenziare quelle che sono le opportunità professionali per chi non vuole rimanere in questo mercato. Questo mi sembra un po' che possa essere il tipo di orientamento generale, ecco, per delle politiche. Cioè, sta facendo salvo quel principio che veniva detto prima, per cui l'obiettivo non è né dare un lasciapassare al cliente, cioè favorire il suo ricorso alla prostituzione, credo che non sia, almeno in questo contesto, ciò di cui stiamo parlando, e nemmeno appunto fare un favore agli spettatori. Ecco, è evidente che il focus è sulle persone che si prostituiscono, e nel caso delle politiche urbane, che sono un grande precipitato di tutte le conflittualità generate dalle leggi, sicuramente anche le relazioni con la cittadinanza, però appunto questo poi è un tema che riguarda più direttamente il città, quindi spero ne parlerà con te.